Oggi nuova sessione del video più classico di YouTube Beauty Italia e cioè il video dei finiti del mese. Ciao. Io sono Laura e oggi parliamo di finiti. Chiedo, vi chiedo scusa subito se ho un tono di voce un po' basso, ma eh, anche se a fine luglio mi è venuta. Ho avuto un abbassamento di voce ho la tosse. E un po di raffreddore e eh, vabbè niente e quindi questa era la prima premessa cercherò di alzare leggermente il, um, il volume in post produzione vediamo che cosa riesco a fare ehm, dunque io sto preregistrando qualche giorno prima eh, della fine del mese questo video che voi però vedrete come sempre i primissimi giorni eh, di agosto parliamo dei finiti di luglio eh, parliamo di un bel po di finiti in realtà anche per questo mi sono deciso a farlo un po' prima perché tanto non, non sarebbe cambiato, cioè no, quantomeno avrei, ho già un bel numero di prodotti da cui, da cui partire quindi eh, non fa niente se anticipiamo un pochino, anzi forse è meglio e vi faccio subito vedere il primo prodotto che in realtà è un prodotto che io ho finito, avevo finito già la, la, il mese scorso ma che avevo dimenticato di inserire nel precedente video dei finiti che è la Cula. Uh, Classic Sunscreen Spray Gua Guava e Mango SPF 50, questa è una uh, protezione solare viso e corpo, è l'altra protezione ed è una di quelle um, spray um, con getto continuo e trasparenti. Ha ah, un odore paradisiaco, bellissimo, guava wow, e manco, infatti è molto fruttato, fresco, estivo. Eh, è una protezione solare che mi piace tantissimo perché è molto facile da applicare. Eh, bisogna sempre fare un po' attenzione con questo tipo di prodotti solari perché eh, la, la protezione spray trasparente non vi aiuta a capire quanto prodotto avete messo e se ne avete messo abbastanza, vi ricordo che la protezione va messa abbondantemente affinché abbia eh, proprio il, l'SPF il fattore di protezione riportato eh, tuttavia questo è veramente molto buono è uno di quei prodotti che si possono applicare anche su pelle bagnata ehm, che si mette in un attimo anche alle persone che non amano la protezione solare eh, e quindi per esempio con dei bambini piccoli come io o se avete un compagno genitori o comunque delle persone intorno che non amano mettere protezione solare, questo tipo di, di protezione sicuramente vi aiuta. Peraltro, questa è molto bella perché è una di quelle protezioni che poi non rimane appiccicosa. Eh, alcune di queste hanno questo effetto collaterale di rimanere un pochino appiccicose questa non ce l'ha, devo dire che è veramente un ottimo prodotto, chiaramente costa un pochino di più ehm, questo è vero non ha un prezzo accessibilissimo ehm, però secondo me è un prodotto che vale tutta la linea cula ehm, secondo me vale molto i soldi che costa, è veramente un brand stupendo ed è uno di quei brand che vi fanno apprezzare la protezione solare anche se non l'amate. Parlando di protezioni solari eh, vi preannuncio che la settimana prossima l'ho già registrato eh, ma arriverà la settimana prossima un video eh, sulle tutte le protezioni solari viso top eh, tutte le migliori che io ho trovato eh, in tutte le categorie sia queste coreane come alcune di quelle che adesso vi sto per far vedere perché sono finite ehm, e un po' oppure quelle di grande distribuzione luxury green insomma di tutte le, le categorie ne cito qualcuna in tutte le categorie. Vi faccio quindi vedere velocemente eh, alcuni finiti, e in più vi aggiungo una che mi sono scordata in quel video, ma che mi piace molto comunque, ehm, quindi adesso ve le faccio vedere un po' in velocità, ma sappiate che appunto troverete una recensione più eh, approfondita nei video, eh, nel video che arriverà la prossima settimana. Ehm, allora, finita Biore. UV, molto famosa, Watery Essence, Aquarich, eh, questa è piuttosto famosa, la trovate anche su um, Amazon, credo, se non mi ricordo male, in ogni caso, quando ci, quando ci sono su Amazon, io vi metto sempre i link, sono link affiliati, quindi se voi pagate, li comprate attraverso eh, il mio link, se li comprate attraverso un web browser, quindi non sempre, in realtà se li, se li comprate da app no, non vale questa cosa, io ho una piccola percentuale, parliamo di pochissimi pochissimi spiccioli ehm. Um, però insomma ve lo lascio se vi va di supportare il canale anche in questa maniera ehm um... Sono, vi, ve ne sono molto grata, um, mermaid, un'altra finita. Can make mermaid skin gel UV. Eh, questa è più eh, un po' iridescente, glowy, eh, un po' glowy del tipo lato più metallico. Diciamo del, del glowy. Invece questa è più glowy lato sano e naturale. Ed è quella di Beauty of Joseon Anche questa super famosa Relief Sun Rice and Probiotics. Tutte SPF 50. Ehm, anche finita Anessa di Shiseido, il Perfect UV Sunscreen Care Milk, sempre SPF 50+. Questa è quella che mi è piaciuta un po' di meno, ma non posso ovviamente dire che sia una cattiva protezione. E finito, perché ormai non riesco più a utilizzarlo, nel senso che mi fa male il bordo, questo stick di P.R.E.M., di nuovo, anche di questo ne parleremo nel prossimo video, invece vi parlo un pochino più approfonditamente di questa crema che mi sono scordata di mettere in quel video lì, che è la Mary May Sika Soothing Sunscreen, sempre sunscreen, sempre, eh, no, sun cream, no sunscreen, sun cream per eh, pelli sensibili eh, sempre F SPF 50 ⁇ mi sono dimenticata di inserirla mi sarebbe piaciuto in realtà inserirla in quel video perché questa avendo la cica e cioè la centella asiatica che è un attivo che va benissimo per le pelli sensibili acneiche molto arrabbiate in realtà è perfetta per chi ha la pelle come la mia molto reattiva incazzosa, e incazzosa e questa a me è piaciuta molto per questo motivo vi segnalo che ce n'è una versione colorata anche tipo ro rosa non particolarmente ne ho sentito parlare non particolarmente bene più per la colorazione che per altro. Invece, questa qui è quella normale, diciamo, che non ha um, di Mary e May che non ha colore, e, ma è ottima perché è veramente lenitiva. E è una crema molto uh, non so se riesco a farvi vedere, questa cosa la faccio tutte le volte che cerco di spremere, ecco l'ultimo cincinino. Ve la faccio vedere, è proprio una cremina eh, molto si spalma molto facilmente, molto adatta a essere sotto il, ad essere applicata sotto al trucco, ma anche sopra. Nel, nel video che eh, vedrete la settimana prossima, vi faccio vedere anche come faccio io a, a riapplicarla sopra il trucco. Quindi, questi erano le, i prodotti, la, tut, tutti i solari, diciamo che ho finito nello scorso mese. Ovviamente, non li ho usati tutti, soltanto lo scorso mese. Ma sono arrivati un po' a termine eh, tutti insieme e quindi sono finiti tutti lì, eh, cioè tutti in questo video. E passiamo ai prodotti per il viso. Vi faccio vedere prima un po' di prodotti per la detersione. E poi passiamo invece ai prodotti uh, più attivi, diciamo, creme, sieri, uh, eccetera, eccetera. E allora, la prima cosa che vi faccio vedere è la cleansing bar, l'ho messa qui, in realtà non è finita, ma altrimenti mi sarei scordata di, dirvi, di darvi le mie impressioni se fosse arrivata veramente alla fine. Questa è la Pure Vitamin C V10 cleansing bar di Sun by Me eh, Mi era stata inviata da Silvana per una collaborazione su. su su Instagram, vi ricordo che, che abbiamo sempre un codice sconto che è sempre attivo anche in questo caso è un codice affiliato quindi se voi comprate tramite il mio codice a me arriva una percentuale ovviamente io tutti questi pochi soldi che arrivano li reinvesto comunque in, in skincare o prodotti da provare per voi quindi eh, cioè non è che mi intasco chissà che, eh, chissà che quantità di soldi però appunto questo qui era stato inviato mi era stato inviato All'inizio dell'anno eh, da Silvana, eh, proprio dal, dal team, eh, ed è una appunto eh, saponetta di fatto detergente ehm, che dovrebbe avere un'azione schiarente antimacchia purificante adatta appunto a pelli acneiche io devo dire che genericamente la, la vitamina C la mia pelle la tollera abbastanza ma ci sono alcuni prodotti che mi fanno una brutta reazione questo non è uno di quelli cioè questo, con questa io mi sono trovata molto bene la usavo nei giorni in cui non usavo altri prodotti eh, esfolianti schiarenti per non sovrasfoliare e quindi far arrabbiare la mia Pelle, devo dire che mi ci sono trovata molto bene. L'unico problema che io trovo sempre con i prodotti eh, di questo tipo: quindi questi prodotti skincare a saponetta o solidi, è che alla fine io finisco sempre per utilizzarli come un sapone normale, è eh, anche difficile, devo dire, spiegare a chi mi sta intorno, a chi vive con me che eh, insomma hanno degli usi diversi, cioè, trovo sempre un po' faticoso anche comprando dei. Mh, eh, Contenitori appositi, comunque faccio sempre un po' fatica alla fine mi viene da usarli come, uh, come prodotti appunto di detrazione normali, non, non faccio particolare attenzione e quindi forse li spreco un pochino, però devo dire che questo l'ho testato alla fine bene, anche così l'ho testato per esempio anche come um, prodotto per pulire i pennelli e devo dire che non mi ha dispiaciuto perché questa azione detergente e comunque schiarante non mi dispiace perché comunque sempre rimane un pochino di sapone sui pennelli, soprattutto i pennelli viso eh, quando li lavate e quindi se quel prodotto che utilizzate è un prodotto che fa bene alla pelle, comunque male non fa. È un po', ripeto, forse uno spreco, però devo dire che a me non dispiace come, come metodo. E questo è un prodotto che io ho amato abbastanza, quindi ve lo consiglio, ehm, soprattutto se siete così amanti dei prodotti appunto solidi, della, di skincare solida. Questo ve lo segnalo, se la vostra pelle non ha, Particolari problemi con la vitamina C: eh, è un prodotto che potreste provare. Altro prodotto di deterzione che ho provato è il Nectar de Roses Will Act quindi eh, l'olio eh, latte eh, struccante di Melvita. È un prodotto che non ho amato particolarmente per via dell'odore, questo mi è stato regalato ehm, dalla proprietaria di Biochic Marconi che è una bioprofumeria qui di Roma, e, ehm, è stata molto gentile, è una, un formato, questo, non so se sia in Sì, è in vendita, è un formato eh, da 30 ml perfetto per il viaggio, non ho apprezzato appunto eh, la profumazione che è un po' di rosa, però un po' troppo pungente, quando la rosa prende un po' quell'odore ehm, un po' aspetto, quasi agrumato, ehm, però per il resto è un olio struccante abbastanza eh, efficace, più per, la, per il lato ehm, secco, per chi ha la, la pelle un po' a lato secco, che non misto, però io ho una pelle mista e l'ho usato anche con le alte temperature e eh, devo dire non, non, mi, non mi è dispiaciuto. Ho poi provato, grazie! Al Fungo Nazionale Mushroom Simu, la mia amica Simona, ehm, che trovate qui sul, su YouTube, ma soprattutto su Instagram come Mushroom Simu. Ehm, due, i due, al, due dei detergenti, degli struccanti, anzi di puri struccanti eh, di Bioboutique La Rosa Canina, quelli proprio a marchio Bioboutique Bio Boutique, La Rosa Canina. Lei mi aveva mandato Zuccherino, che è quello più eh, emolliente per le pelli secche, e Limoniamo, che è quello invece più per le pelli più grasse devo dire che tra i due ho preferito Limoniamo che non ho trovato sgrassante eh, ma ho trovato più purificante più struccante mi piace di più la, eh, il potere struccante che ha sui miei occhi e sul mio viso funziona molto bene e mi piace di più la profumazione però non posso dire che Zuccherino eh, sia un cattivo prodotto eh, anzi era comunque struccante, molto più dolce la profumazione. Eh, secondo me questi sono carini da provare, eh, cioè sono contenta molto di averli provati. Secondo me sono dei prodotti carini, eh, bisognerebbe andare a vedere adesso, io non ricordo bene quanto costino, però, vabbè, questi in realtà i. I prodotti struccanti, i burri struccanti costano sempre moltissimo. Poi rimango sempre stupita quando vedo i prezzi. Eh, però, insomma, eh, per essere insomma, nella linea mh, di BioBoutique, proprio la linea BioBoutique, la rosa canina proverei questo insomma se, se vi capita lo proverei proprio per questi prodotti della linea un altro prodotto che mi ha mandato Stylevana, sempre con quel pacco insieme alla cleansing bar è la ampoule foam di Madagasc madagascar centella il brand, della linea madagascar centella del brand skin 1004 eh, è un detergente in crema che poi fa una leggera, leggerissima schiumetta. E io lo usavo come secondo step della doppia detersione e mi ci sono trovata. Molto bene, eh, non ha un'esperienza d'uso particolarmente luxury e ehm, così, di, che dà fa, fa da trasporto, anche perché è un colore marroncino non proprio bellissimo, però fa il suo lavoro, è molto carino e soprattutto per le pelli che hanno ehm, appunto un, una reattività forte come la mia, la centella è sempre, questa è centella del Madagascar, non è centella asiatica, però ha sempre un ottimo ehm, un ottimo potere lenitivo quindi se vi capita anche questa a me non è dispiaciuta per niente sempre rimanendo tra i prodotti che eh, mi ha inviato Silvana con quel famoso pacco sono finiti tutti insieme ehm, ma stavolta parliamo di un prodotto attivo di skincare quindi non di detersione eh, parliamo di my signature resource eh, di tiam è un siero alla vitamina c al 20% quindi Grandissimo. Um... Eh, per, grandissima percentuale eh, di vitamina C eh, è un prodotto eh, un po' instabile. Quindi vi, vi dico subito di fare attenzione: loro hanno una cortezza molto alta nel, nel mandarlo perché lo mandano con questo separato. Aveva un tappino, era completamente chiuso ben, benissimo. Eh, perché effettivamente la vitamina C, soprattutto in queste alte percentuali, non è, non è molto stabile. Bisogna fare un po' attenzione e usarla un po' in fretta. Eh, tanto è vero che questo è il, primi, il primo momento quando l'ho aperta e ha, è entrata a contatto eh, con l'aria, ha un po' fatto una specie di friccicore, eh, però poi in realtà non aveva nessun problema il, il prodotto in sé, aveva un odore stupendo proprio di eh, agrumato di vitamina C, eh, non proprio agrumato di un agrume nello specifico, ma proprio di vitamina C, cioè si sentiva che c'era questa grossa percentuale di vitamina C, ehm, veramente un bel siero, nonostante questa alta, alta percentuale sulla mia pelle non ha dato nessun problema anche eh, usato tutti i giorni, non è durato particolarmente a lungo, è una size 30 ml, ehm, però diciamo che la pipetta ne prevedeva abbastanza, quindi alla fine finisce abbastanza in fretta, il che però ripeto non è una cosa negativa perché con questi prodotti è sempre meglio finirli eh, rapidamente, diciamo, una volta che vengono aperti, proprio per questa loro instabilità. Ehm, è un prodotto molto carino, devo dire. Ehm, non mi è dispiaciuto per niente. Ora, visto questo schiarire, questa pelle schiarita in maniera chissà quanto eh, come dire, drammatica, no però la vitamina C è un prodotto che è un ingrediente che va benissimo, che va benissimo soprattutto d'estate eh, perché ehm, combatte i radicali liberi e fa bene diciamo anche al, quando lo mettete sotto la protezione solara, solare. E, ehm, eh, L'unica accortezza che dovete avere la vitamina C sempre a eh, pelle asciutta. Quindi lasciate asciugare tutto ciò che mettete prima e poi mettete la vitamina C. La lasciate asciugare del tutto e poi continuate la vostra skincare. Comunque, un prodotto molto carino. Parliamo ora di altri due prodotti che mi sono stati inviati perché sono i due prodotti eh, di Apiarium che mi erano stati inviati dal brand perché, eh, per la partecipazione a un focus group all'interno del gruppo Facebook di Vanity Space, Vanity Space Blog. Eh, e sono il tonico, eh, Mista anti-age e la Gold Essence eh, il booster rassodante viso. Allora, di questo già ve ne avevo parlato perché ne avevo già finito un altro in precedenza. E, devo dire che non è il mio preferito, anzi, forse dei quattro prodotti che mi sono stati mandati, questo è quello meno che mi è piaciuto di meno ehm, perché l'ho trovato un po' troppo non, non abbastanza idratante per la mia pelle e, e soprattutto eh, l'ho dovuto, diciamo, la pipetta non ne prelevava. La quantità che piaceva a me quindi l'ho dovuto insomma mi è cominciato a piacere di più quando ne ho prelevato un pochino di più eh, chiaramente così finisce molto prima, ne ho finite due perché questo l'avevo eh, già um, ricevuto, già l'avevo trovato diciamo nel calendario dell'avvento dell di, sempre di Vanity Space dello scorso anno eh, per cui l'ho potuto testare molto approfonditamente finendone due confezioni e vi devo dire che non è il mio prodotto preferito di Apiarium, cosa che però eh, cioè eh, che è strana perché in realtà Ehm, questa linea dedicata alle pelli mature di aviarium mi sta piacendo moltissimo tanto che ho comprato anche il contorno occhi di cui vi parlerò più in là e, mh, sto finendo anche l'ultimo prodotto che mi è rimasto che è la crema insomma ne parleremo, devo dire che aviarium ha fatto veramente un, un salto eh, di qualità con questa linea per, il, per la skin care viso e, e il, uno dei prodotti in cui questo salto di qualità si vede benissimo è il tonico mist che è forse uno dei dei due prodotti che mi sono stati inviati, i migliori che ho provato ehm, negli ultimi mesi, ehm, perché questo è un tonico denso, idratante, fresco, che ha un odore dolcino molto piacevole. Ehm, ha questa fase idratante molto, molto profonda che però non appesantisce, ovviamente essendo un tonico, però è un tonico un po' spesso. Non vi immaginate proprio un'acquetta. Um, non è gelatinoso ovviamente, però è come dire: si sente che le molecole sono grosse e abbracciano bene la pelle. Mi è piaciuto tantissimo. Sempre rimanendo a tema calendario dell'avvento di Vanity Space, visto che l'abbiamo citato, vi parlo di questo um, siero T-Loosed, um, siero viso effetto antirughe rimpolpante viso e collo. Questo era un, un siero molto interessante perché al suo interno conteneva una piccola percentuale di acido glicolico, peraltro finito perfettamente in tempo visto che eh, ad agosto sarò spesso, più spesso al mare e quindi vorrei sospendere questi acidi più eh, aggressivi eh, e quindi è giusto finito giusto in tempo. Eh, non mi ha dispiaciuto, non mi ha spettinato, però non mi ha dispiaciuto, io lo usavo una volta a settimana ehm, e in alcune zone del viso, eh, per esempio sulla fronte eh, o sul collo, eh, tutti i giorni, quindi mm, ho fatto questo doppio, doppio utilizzo e eh, devo dire che non mi dispiace, ah, mi ha aiutato insomma, a tenere un po' sotto controllo la situazione collo e eh, 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 fronte, eh, un serino che non mi dispiace. Eh, però non è che non è uno di quei prodotti che andrò a correre a ricomprare. Eh, devo dire che però la formula è davvero carina, cioè l'accostamento la, di, di ingredienti proprio in sé lo trovo molto interessante, quindi ve lo segnalo. E un altro prodotto che mi è piaciuto molto è eh, il Revive Ice Serum Ginseng Retinal di eh, Beauty of Joseon. Questo è un contorno occhi con eh, retinolo eh, di appunto questo brand. Che già abbiamo visto prima con la protezione solare, eh, è un prodotto molto chiacchierato, non posso che aggiungermi al coro di chi ci si è trovato molto bene. Ha una bellissima consistenza, si spalmava molto bene. E il, I prodotti con il retinolo possono essere a volte un po' rischiosi, soprattutto se non siete abituati, perché potrebbero eh, seccare molto in contorno che nel mio caso è molto è già abbastanza secco, e devo dire che questo non mi ha dato nessun problema. Quindi, veramente un bel prodotto eh, non escludo di ricomprarlo adesso voglio provare un po' di prodotti perché ho inserito solo da dicembre scorso a cavallo tra dicembre e gennaio eh, il retinolo nella mia routine quindi ancora non sono un'esperta diciamo dell'utilizzatrice dell'ingrediente del, dell e quindi ho anche voglia di testare come dire formulazioni diverse però questo è molto buono e lo segnalo anche a chi si approccia a questo ingrediente per la prima volta Ora, finiti tutti i prodotti per il viso, parliamo dei prodotti per capelli, che sono l'ultima cosa che mi è rimasta, e devo dire che ne ho diversi da, eh, da raccontarvi. Allora, partiamo da questo, co-wash capelli ai fiori di papavero di maternatura. Um, allora, non è un cattivo prodotto, eh, anzi, è un prodotto che lava, e io ho usato anche sui, sui miei bambini, io penso però che... Um, per come sono fatta io, il co-wash non sia un prodotto che fa per me. Vorrei provarne prima o poi una versione più um, fighetta, curly fighetta. Questo era adatto al Michael Leagar Method quindi uh, adatto insomma, al trattamento dei capelli ricci. Ehm. Um, a questo contiene proteine che per molti può essere una cosa positiva per i miei capelli che non le amano molto era un po' troppo, ho usato troppo spesso quindi devo fare attenzione anche a questo e il co-wash dicevo forse non è il, il, il um, lavaggio migliore per me, uh, a me piacciono delle cose un pochino più lavanti anche se delicate e, e, e idratanti però comunque un pochino più uh, come dire mi piace avere anche quella sensazione di, di schiumetta e um, So che molte sono amanti del co-wash eh, e che su molte fa una grossa differenza perché è un lavaggio davvero delicato, però su di me non, non mi fa impazzire. Invece, ho trovato abbastanza buono il Superfood Shine Shampoo di Evolve: eh, avevo questa mini taglia che avevo comprato, pensate, per l'ultimo eh, parto, quindi due anni fa quasi. Eh, devo dire. Un buon prodotto, mi lavava abbastanza facilmente senza aggredire i capelli. L'ho anche usato, pur essendo una mini taglia da 50 ml. Insomma, per qualche lavaggio me lo sono fatto bastare. Non mi è dispiaciuto. E il balsamo che vi faccio vedere, che mi è piaciuto tantissimo, questo brand mi piace tantissimo e questa linea in particolare mi piace tantissimo, è l'Anti Breakage and Repair Anti Antidote Conditioner di um, The Money Choice. Questa linea. Ha un odore che mi piace tantissimo, <ride> e ha dei prodotti che mi piacciono tantissimo. Questo l'avevo preso, questo preso su, su Carly Selection eh, è, un, um, è un balsamo che mi è piaciuto molto, ne basta pochissimo, districa di bene, eh, idrata bene, è veramente un bellissimo prodotto e dura una vita, un'eternità. Quindi, eh, anche se costa un pochino di più, vi segnalo che è un ottimo prodotto. Mi sono trovata anche abbastanza bene, sono tutti prodotti, tutti questi sono tutti prodotti approvati dal metodo quindi dal Michael Leger method, method uh, Per il trattamento dei capelli ricci e mossi sono tutti prodotti approvati, tutti quelli che vi faccio vedere. E vi dicevo mi sono trovata abbastanza bene, anche se forse era un pelo poco idratante, ma tutto sommato va bene per uso. E, per esempio, se volete farli più spesso d'estate, le, le maschere. Questa è la uh, maschera Regenerante all'huile rare della de Figue de Barbarie. Eh, regenerating mask with rare prickly persid oil ehm, di Christophe Roben molto carina di nuovo una mini taglia anche abbastanza comoda da portare in viaggio questa se non mi ricordo male mi era arrivata con una goodie bag su cult beauty eh, per un acquisto su cult beauty eh, devo dire un prodotto che non mi ha dispiaciuto l'ho usato con piacere l'ho usato anche sui miei figli eh, l'odore non me lo ricordo più un po' pungente un po' brutacoloso ma un po' pungente però vabbè non è, non è male il prodotto di cui vi parlo che invece non mi ha fatto impazzire ma che insomma eh, in casi estremi che non sapete proprio più che comprare eh, va anche bene è l'airfood banana di fructis questa è una maschera triplo uso cioè vuol dire che la potete usare come come ehm, oddio quali sono i tre usi balsamo, maschera e trattamento senza risciacquo io l'ho sempre usata solo come maschera e, però anche come maschera quindi anche tenuta un po' su un pochino non è che facesse questo effetto chissà che idratante e, è fantastico ai capelli però non mi posso neanche lamentare ripeto, se volete spendere poco se magari avete iniziato da poco una routine di Michael Liger Method e volete provare dei prodotti da da, da supermercato questo è, effettivamente è, insomma si può, si può provare um, secondo me mh, sono arrivata alla conclusione che non vale tanto la pena comprare dei prodotti molto low cost o quantomeno badare molto alla performance più che al prezzo perché per esempio questo qui costa molto di più di questo qui ma vi dura una vita ne basta pochissimo ed è questo invece alla fine ne dovete mettere un bel po' per farlo per far sì che i capelli siano veramente idratati e, e non si vede questa grande differenza tra prima e dopo. Però, di nuovo, se per esempio nelle, in estate volete fare più maschere e, e quindi vi serve una cosa così, più da combattimento. Questo potrebbe essere un'ottima un soluzione. E, come levin si sì anche l'ho usato sui miei figli pre prevalentemente non è malissimo però se volete uno styling perfetto non ve lo consiglio di nuovo d'estate non dovendo fare chissà che styling perché i miei capelli stanno sempre legati non so i vostri per cui io mi concentro più sull'idratazione, sui eh, lavaggi delicati sull'avere cura eh, che non si spezzino eccetera piuttosto che sullo styling e sul fatto che vengano fuori dei ricci chissà dei mossi, dei boccoli chissà che buoni eh, potrebbe essere un, un prodotto che appunto per l'estate per l'uso massivo va bene eh, quindi questi erano tutti i prodotti che avevo questo mese da farvi vedere eh, spero che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile se avete pro provato qualcuno di questi prodotti lasciate un commento perché così mi dite come vi siete trovati voi e lo dite anche a chi guarderà questo video per avere sempre informazioni in più rispetto eh, a quelle che posso dare io che sono una singola persona che si è trovata si può essere trovata più o meno bene con un prodotto, ma da un'esperienza ovviamente soggettiva e, e quindi se avete delle impressioni su qualcuno di questi prodotti, lasciatele nei, nei commenti perché mi, insomma ci fa ci, utile a tutta la community. Eh, se io vi sto simpatica non dimenticate di iscrivervi al canale e io non lo dico mai ma potreste anche attivare la campanellina per farvi vedere per, far, per, fare, per avere la notifica quando io aggiungo nuovi contenuti visto che non sono molto regolare a volte ne pubblico, li pubblico un po' in giornate così un po' a casaccio per cui magari se volete avere una notifica può essere utile e, e niente se vi faccio ci vediamo alla prossima ciao